Palazzo di Giustizia, detto a Roma il Palazzaccio. Che vogliono queste squadre di studenti? Sono venuti a chiedere giustizia contro la severità dei professori? Freschi di studi storici si sono ricordati che Annibale dava battaglia con gli elefanti. In mancanza di elefanti hanno mobilitato i cammelli. Roma per un giorno intero è stata solcata dalle cosiddette navi del deserto. Le precedeva e le seguiva una flottiglia di amabili signorine e di giovanotti solerti. Ma se i cammelli sembrano portare sotto il cielo di Roma una pennellata di deserto, l'evocazione di un'ambasceria d'Oriente, questa che oggi compiono è un'ambasceria di carità. Gli studenti raccolgono fondi per i liberati del carcere e per le famiglie dei detenuti. Sono passati i tempi in cui il carcere era sinonimo di morte civile. Dove termina il compito della giustizia, comincia quello della solidarietà. La società ha il diritto di difendersi contro i reati, non ha il diritto di serbare rancore. Del resto, i sorrisi di queste gentili questuanti sono una vivente dimostrazione di quanto la carità sia più bella che il rancore.